quando prendi gol dopo due minuti la partita si può mettere male, però i ragazzi hanno reagito subito, infatti l'abbiamo ribaltata subito, nel giro di 10-15 minuti siamo andati in vantaggio, nel primo tempo potevamo anche onestamente... Ristoranti Mani in Pasta, aperti a pranzo e a cena 7 giorni su 7, a Saione e nuovo punto via Guido Monaco, numero verde 800 909 206. Alessandro, oggi era importante vincere. Sì, chiaro, è la prima partita del girone playout, è importantissimo iniziare col piede giusto, è una vittoria sofferta contro una buona squadra che nel secondo tempo ci ha fatto soffrire, però... penso che alla fine abbiamo creato anche diverse occasioni, anche loro, insomma, la partita aperta e alla fine l'abbiamo spuntata noi, quindi merito ai ragazzi perché hanno veramente dato tutto quello che avevano, anche alla fine con diverse assenze, chi è entrato ha fatto benissimo, quindi molto bene, sono contento. Pomeriggio poi era iniziato in salita con quel gol preso proprio all'inizio a freddo, però la squadra ha avuto il merito di pareggiare subito. Sì, chiaro, quando prendi il gol dopo due minuti la partita si può mettere male, però i ragazzi hanno reagito subito, infatti l'abbiamo ribaltata subito, nel giro di 10-15 minuti siamo andati in vantaggio, nel primo tempo potevamo anche onestamente fare anche il terzo, ne abbiamo sbagliato uno veramente incredibile, però i ragazzi sono stati in partita, chiaro che nel secondo tempo la Larcianese è venuta fuori e quindi ci ha fatto soffrire, quindi però onore anche a loro, però dai, era importante partire bene e siamo veramente contenti. E bravi i tuoi ragazzi che hanno saputo stringere i denti. Sì, sì, oggi serviva quello, soprattutto nel secondo tempo, nel momento di maggiore pressione loro era fondamentale, i ragazzi sono stati in partita, poi chiaro è una buona squadra anche la loro, quindi un po' di sofferenza è normale, quindi però ripeto, abbiamo fatto veramente una bella partita sotto l'aspetto dello spirito, quindi adesso ci prepariamo per sabato prossimo e dove sarà un'altra battaglia. Grazie.